Poi, vediamo la sala della musica. Gnao, venite, venite. Sala della... posso farvi vedere un reperto incredibile? Venite, noi qua ci rientriamo. Aspetta, dopo. Alzo un attimo la luce perché qua... Non sarà il signore il reperto, non vorrei sì, offendere. Il signore è proprio un reperto, il signore, e vi dico perché. Smette a fare questi... Lui è Bruno Cabas, venite. Vai. Ecco, professore di percussione, suona buongiorno. Nell'orchestra sinfonica di Ferrara. No, insegna al conservatorio. Insegna al conservatorio. Vedi com'è la torre. Piacere, comando. Ma la cosa incredibile è che Cabassi è stato il mio primo tastierista 1964. Puttana, maiala, ragazzi. 30 anni fa. È veramente, pensa, mi ricordo una. E cosa facevate? Facciamo i concerti. Serata. No, lui, 30 anni fa. Lui 64 era... cosa cantavi? No, Pavu, che cos'è? Pavu, no, 66. No, rubavate le canzoni agli altri. No, questo sempre in continuazione anche sì, adesso. No, la cosa incredibile è che lui aveva un gruppo che si chiamava Gli Idoli. Ah, allora io avevo bisogno di un gruppo, non li conoscevo. Di nome e andai, loro suonavano, ti ricordi questa cosa qua? Suonavano a Piacenza. Sì. Dunque lui, Giorgio Leccardi e il chitarrista Beppe Barlozzari, che aveva una proprietà biologica incredibile, era due ugole, ti ricordi? Ma non sto scherzando, no, lui è stata, tanto è vero che poi ha fatto il commercialista. Ma il problema è che loro erano impegnati a suonare in un locale di Piacenza. Allora io dico gentilmente, chiedete al proprietario del locale se vi libera. Allora lui Cabassi, che adesso lo vedete un po' così bianco, canuto, ma... No, però giovanile, è un bell'uomo. Andò dal proprietario del locale e disse: guarda, noi dovremmo andare con Dalla. Dice: no, dovete finire. E tu partisti con Cazzotto, no. Ma senza niente, io rimasi allibito. Detto. E poi l'altra cosa di Cabas straordinaria è quando facemmo il primo disco, lui era pieno e ancora oggi di tic. Ma meno, adesso è molto meno. Ma non sembra, no, non sembra. No. Adesso vi dico, la prima incisione, lui suonava la tastiera e io davo il tempo, come sempre in inglese, cioè, one. Tu lui allora ma che basta, dice, no. Allora, e io ero emozionato anch'io perché era il primo disco, mi ricordo, allora quanto siamo stati 20 minuti e abbiamo cambiato l'inizio.